Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Androlink 91 in questo nuovo episodio di Nightmare Eleven Ghost Strikers 2013. Oggi iniziamo le sfide su Inazuma Japan Hen in giro per il mondo. E la scritta Inazuma Japan mi fa ben sperare che incontreremo la selezione mondiale, quindi prendere... Oh, sì, siamo a Liyokot allora. Oh, che bello. Incontriamo più squadre allora. Oh, yes. Ah, che bello. Sono molto contento di questa cosa. Già subito iniziamo così contro Neo Japan. Ikuzo. Livello 3. Ah, sarà dura. Quindi iniziamo con squadre molto più forti già dall'inizio. Oh, che bello. E vabbè, sì, per il momento la squadra così l'ho lasciata. Non ho reclutato niente, nessun altro. Preferisco giocarla così. E vabbè. Shinse. Ok, nuovo campo della Raimon praticamente. Shinse Raimon Chu. Bene. Che bello. Io non aspetto altro che combattere contro la selezione mondiale per prendere Byron Love. E non Afrodite. Proprio Byron Love. Vabbè, sì, insomma, questi qua iniziano subito con i falletti tattici. Hoppla hoppla hop 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 hop. Tiro. Però il Chester Horse giapponese è un po' troppo esaltato. Cioè il portiere ha fatto una parata semplice e Kipa Tometa. Calmo. Perché ha cambiato da va dietro? Ma non lo so ragazzi. Come ragiona il gioco. Il giocatore più vicino evidentemente, ma... No, oh, cavolo, volevo passare, di come passo, ce l'avevo, l'ho visto, di come la passo, però mi libero un attimo di quello dietro, invece no, non mi sono potuto liberare per niente. Eccolo, vai, subito, Claude Beacons. No, aspetta, questo è ancora Torch. Questo è ancora Torch, non è ancora Claude Beacons, e quindi mi piace di più di Claude Beacons. Però il nome è Claude Beacons, Claudio Bacon, pancetta, è bello. Ai, ai. Volete il gioco duro, il gioco tosto. Avete trovato la persona sbagliata. Non sono bravo. Vabbè, c'era quello. Mi prendeva male. Mi prendeva davvero male. Nosan. Ah, praticamente NO2. Ok, ok. Quello sta a indicare. Praticamente il... L'azoto. Dovrebbe, non... Modo di preciso. Dai però, di continuo, è un continuo, basta. Sempre queste tecniche attive state, basta. Diamoci un po' una regolata. Victor, ma ho passato Victor, ma ci siamo seri? Ma siamo seri? Ma davvero? Porca miseria. Dopo dice uno si arrabbia, per forza, passo a Victor. No, dai. Ma non può essere. Mannaggia a voi. No. Vabbè, non lo prenderò mai. Lasciamo perdere, tanto è sempre così va a finire. Ma come? Ma Saniguma che fa tiro angelico. Ah, God Knows. Ok, allora è diverso. God Knows è diverso, no? Il sapere di Dio. Favore. Buono, Sam. Sanguk, Sam. No, vabbè, allora, vabbè, però tu sei cattivo. Non è carico perché? Non è carico perché? Ma perché? Ah, dai, Ah, ok, meteoro... No, ma... tiro rimbalzante? Italiano. Boh. Va bene, cerchiamo di... Io vado sul sicuro perché non posso sapere se hanno tiri più potenti che possono sfondarmi Fans of Gaia, quindi... Allora, dovrei... Per segnare senza tecniche in combo, dovrei usare Victor.
Sare Victor con lo spirito guerriero, l'armatura, oppure segnare con Riccardo con pioggia di zolfo. Beh, però io quando passo, che fanno il contrasto? Sempre, sempre così. Dai, bloccala un po', Sam, per favore. Mamma mia. Ti piace, Mo? Ti piace? Ti piace? Ti piace? Eh? Amodo! Potenza massima. Anche un gol qui può valere tutto. Devo rivedere la formazione e mettere in attacco giocatori che possono usare tecniche in combo, perché da qui in avanti sarà sempre più difficile. Quindi devo rivedere la formazione, così non va più bene. E poi devo tenere fede al nome della squadra, Tigers. Porca miseria, dobbiamo essere delle tigri famediche, affamate di vittoria. Eccolo qua. Pegasus Hawk! Vai con Justice Wing! Bella, zio. Para questo. Credo che un Mach Wind forse sarebbe bastato allora. Yeah! Non arrendiamoci mai, non arrendiamoci mai, Arion. Maskasetemma! Oh, buonanotte! Oh, oh! Senza che io dicessi niente, bravo Arion. Diventi più bravo ogni giorno che passa. Dov'è Claudio Bacon? Su! Oh, baby! Lontano, ma se non ha tecniche. Oh, ce l'ha! Ce n'ha tre! Power Shield, trivella spaziale e anche muraglia infinita. I nomi che mi ricordo subito li dico in italiano, quelli che non mi ricordo giapponese, inglese, come mi viene in mente subito lo dico. Perché se no non finiamo più, a forza di ricordarmi i nomi perdiamo le ore. Oh, 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 oh. No, porca, ho calcolato male i tempi. Malissimo, male, male Andre Link, male. Io non mi devo fidare del mio cervello. Ho detto funziona a metà. Dai, su, attivati. Benedetto figliolo. Vabbè, primo tempo è finito oramai, no? Potevo risparmiarmela. Beh, insomma. 3-0, 3-0, non male. Continuiamo con il secondo tempo. Almeno sto giocando meglio della partita scorsa contro la Raimon. Contro la seconda Raimon. Il secondo tempo è stato delirante per quanto è stato... patetico. Non ho mai giocato così male in tutta la mia vita. Bene, con Riccardo, con Victor pronti. Vai. Praticamente sarebbe Joker Reigns, la pioggia di Joker. Le piogge di Joker. È un nome strano. No, no, non capisco perché. Non capisco però a cosa faccia riferimento. Joker. Dovrei informarmi tipo su Joker. Joker non di Batman, ovviamente. Dovrei fare una ricerca in giapponese e vedere tutte quante le parole, insomma, tutti quanti il... Perché non è scritto in kanji, è scritto in kata. Essendo che è scritto in katakana, dovrei cercare ogni singola lettera, ogni singola... Come chiamarlo? Ogni singolo carattere, ecco. E poi magari, da lì far partire una ricerca incrociata per trovare tutti quanti i riferimenti al... No, vabbè, è troppo tardi. Buono, Riccardo! Potremmo fare Shippudashi, ma non ce l'ho. Yes. Oh, che gomitata che mi ha dato. Sì, però ragazzi, la sto uccidendo giocatori. Vai, proviamo con Mach Wind. C'è una mischia lì in aria che è pazzesca. Oh, non ha
Ma ce l'ha. No, l'ho visto in difficoltà. Beh, se non para un tiro così semplice, era preoccupante. Buono. Il primo e vero tiro fantasma. Poi questo è Phantom. In giapponese Maboroshi, che sarebbe illusione. Però in italiano tiro fantasma. Vai a capire perché. Come ora? Ehi! Che fai, rubi le battute, rubi? Ora. Attento che se viene Jotaro ti fa un mazzo tanto, eh. Vabbè. Sbrighiamoci magari. Che tu sia maledetto. Riccardo. Pure. Meglio ancora? Vediamo un po' se con Devil Burst ce la facciamo. Però deve fare muraglia infinita per avere un riscontro positivo. Deal Smasher. Potrei passare facilmente. Infatti, passo facile. No, perché volevo fare un riscontro con muraglia infinita, che almeno avremmo avuto un qualcosa di più potente per vedere se la mossa funziona o meno. Almeno mi facevo un attimo un'idea. Comunque sia, Arion, appena trovo di meglio lo levo, eh. Cioè, vi dico già chi levo, Arion. E se mi gira male anche Riccardo. Ecco, andiamoci piano perché... Ok, pararla, ma non a tutti i costi, ecco. Nel senso, non usiamo tecniche proprio ad alto consumo che non servono. Perché non serviva lì usarla. Vai, passa avanti, grande. Bene. Oppla. Vai. Fortissimo. Dato che sono in area, la tecnica potrebbe funzionare ancora meglio. E magari, perché no, superare anche muraglia infinita. Potrebbe farlo. Comunque sì, l'ha usata due volte. Poi mai più. Io dico ok, mo faccio le mosse combinate, sfoggio lo spirito guerriero, Drill Smasher, Power Shield, barriera di forza. L'avevo attivata. Che tu sia maledetto. Ma ti faccio vedere io. Eccolo, va. E dai ragazzi, proprio cercano di tirartene fuori con le tenaglie le parole brutte, però non riuscirete mai. Non domerete mai uno spirito indomito, che poi non c'entra niente perché non sono indomito, sono docile. Eh no, quello era cattivo, lo vedevo. No, non fate le tecniche combinate. No, non le fate perché conta solo la seconda. Sono buggate in una maniera assurda qua le tecniche a catena. I tiri a catena qua sono buggati, non lo fate, mai. Vai, corri, Victor. Ma ripassiamola un po' ad Arion. Eccolo, davanti all'area. Neanche mi muovo, sto fermo lì. Tipo Balotelli e gli europei. Sono rimasto lì fermo come una statua di sale. Un cartellino giallo perché si è tolto la maglietta. Evidentemente l'arbitro aveva a casa la moglie a cui piacciono i neri, quindi. Bene. No, non corre. Arion non corre perché è scarico. Oh, amico mio, hai caricato una tecnica a livello 3. Ma tirare. Oddio, come si è ripreso bene quello. Ah. Fammi la muraglia infinita, ti prego. Fallo per lo zio Andrea. Beh, sì, sono zio già, quindi posso dirlo. No, niente, Power Shield. Niente, non vuole farlo.
Kono teru ka. Però abbiamo Riccardo carico. È un segno del destino che mi dice Andre Link tira con Riccardo? Ma questo copia Axel. Oh, è protetta da copyright quella tecnica. Stai molto attento. Fesso Bugaglia. Ah beh, pensavo di come passa. Sì, siamo ai tempi di recupero. Chester Horse Jr. Sulla fascia mi lasciate andare senza nessuno? Vabbè. Non c'è nessuno che mi ferma. Io tiro. Tecnica bellissima, tra l'altro. Ah, se mo c'è il risveglio di Riccardo, dovrebbe imparare fortissimo in armatura. Eh sì. E quindi se impara fortissimo in armatura. Ok, finito. 10-0. Mio Dio. Ero rimasto che stavo facendo il 7-0. Ma 10-0. Altri 3 ne ho fatti. 7 nel secondo tempo. Oh mio Dio. Sono tanti. Ma che part. Ma dai. Ma no, non può essere. Io dico, ah, livello 3. Ma mi fanno un bucio tanto. Invece no. Ah, si è risvegliato Arion. Ok. Aspetta. Ok, Arion ha imparato Evolution con Riccardo e Victor. Buono. Andiamo a posto di... Sì, perché ha fatto il legame al 100. Ma ho un legame alto con quasi tutti, tranne quelli che non giocano mai. Con JP perché sono amici, amici, amici. Ah, quindi bastava Riccardo 75% il legame, non a 100%. Buono a sapersi, meglio così. E abbiamo fatto Evolution. Ragazzi, Evolution è tostissima come tecnica. Non è affatto male. Dovrei usarla veramente in partita. Neo Japan sconfitta, posso reclutare. Andiamo dalla stella bellissima. Cioè, è meglio adulta, però vabbè. Dalla bellissima sedia che ci dà qualcosa. Ciao, sì, ciao, ciao. Ok, andiamo di qua allora. Con un occhio solo che mi concentro meglio. Sì. No, non è. Control, attenzione. Aspetta, una sfida contro Todd. Todd, hey Ingredients. Attirare il boost, ok. Il Caravan. Con la B perché ovviamente è giapponese, quindi non è Caravan, è Chiaraban. Ok. Solo la A, perché se premo anche la B mi fa consumare troppa energia per niente. Dai Todd, su. Pa 5 metri Todd. Beh, posso reclutare allora Todd di Inazuma Japan. E dirò Japan da ora in poi, anche se è Japan, la pronuncia corretta, ma non me ne frega niente. Ma dico Japan, non Japan. Japan. Kurimatsu. Oh yeah. Andiamo avanti ancora un po' prima di affrontare altre sfide allora. Ok, quale voglio? Quello là con i segreti. Ho chiuso gli occhi per un attimo, ma non dovrei sbagliare. Perfetto. Speed. La velocità. Ok, la prossima allora è l'Italia. Oh yeah. Ok, andiamo avanti, poi ci fermiamo un attimino, eh. Ok, qui. No. No, non ci rispreco i soldi, te lo scordi. Aspetta, oh! Anche Midorikawa, si chiamava questo? Midorikawa Reiji. Dovrebbe essere Midorikawa? Ok, quasi bisogna premere la A e non A e B, sennò ti consuma solo la barra della forza. Ok, stando attenti a non consumarla tutta.
sprint finale. No, ti fai battere all'ultimo. Oh, per un pelo, per un decimo di secondo. Per un decimo di secondo. Oh, che bello. Che bello quando vinci proprio per un soffio. Un soffio proprio. E anche Midorikawa Reiju. Midorikawa. E tutte le strade portano a Roma. In questo caso ci portano all'Italia. Bene, Cugge, per questo video è tutto. Anzi, no, c'è un'ultima cosa da fare. Sapete che c'è? Prendo Peabody e lo metto in squadra come portiere. Voglio fare una partita con lui almeno. Almeno una con Peabody. Quindi domani torniamo. No, aspetta, però qua c'è un bel po' di roba da assegnare, ragazzi. Bene, coach, per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Inazuma Eleven tornerà lunedì. Affronteremo l'Italia, la Orfeo. E dovremo comunque sia batterla, anche se purtroppo è una squadra italiana. Come sempre poi vi ricordo che in descrizione trovate link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.